Tutti i piccini e le piccine partono da un piccolo posto, che è il loro grande posto del cuore. E nelle periferie si creano le partenze per, io mi auguro, momenti importanti di vita, che non vuol dire solo arrivare sul podio, ma vuol dire essere molto capaci di gestire se stessi, di essere capaci di stare con gli altri, di sentirsi uguali agli altri, questi valori fondamentali dello sport. Lo sport come modello di socializzazione e di accoglienza. Gli atleti olimpici Manuela Di Centa e Sandro Cuomo, medaglie d'oro nello sci di fondo e nella scherma, sono intervenuti all'iniziativa della società Sport e Salute per presentare alcune attività di sport sociale con le associazioni vincitrici del bando per i progetti di inclusione in Campania. Lo sport deve essere dappertutto, deve essere in periferia, nei grandi centri urbani e deve essere diffuso con i soliti principi di uguaglianza e di calore per tutte le diversità, anche appunto per gli sport che hanno la possibilità e l'opportunità di sviluppare inclusione e amicizia, quindi socialità. Negli spazi del Pala Vesuvio i bambini e gli adolescenti praticano diverse discipline sportive. In posti come questo e con associazioni sportive come questa veramente riusciamo a recuperare tantissimi giovani, riusciamo a sottrarli alle devianze, ad attività non positive, riusciamo a portarli nello sport che poi è capace di insegnare i valori che sono veramente forse i più importanti di coesione, di condivisione, di realtà rispetto a tante altre attività. Lo sport è un grande strumento di aggregazione sociale, di recupero delle periferie e di rigenerazione alle periferie. Noi abbiamo in programma investimenti importanti anche utilizzando le risorse del PNRR e poi rafforzare i partenariati con Sport e Salute, con il CONI, con le federazioni sportive, in maniera tale da mettere a disposizione dei napoletani tutto il patrimonio di impianti sportivi che noi abbiamo, tenerlo aperto, tenerlo efficiente e garantire a tanti ragazzi, soprattutto quelli che vengono dalle aree più deboli e disagiate della città, di poter utilizzare sullo sport come grande strumento di promozione personale.